viviamo in un mondo sempre più interconnesso, dove i fenomeni locali diventano rapidamente globali e in cui le conoscenze si influenzano continuamente. Un mondo che ci sfida ad evolverci per restare protagonisti attivi e consapevoli in tutti i sistemi di cui facciamo parte. Io sono Gio Casini e questo è Mondo Complesso. Buongiorno, buongiorno, buona domenica, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Complesso, il podcast sulla complessità, dove guardiamo appunto attraverso le lenti della complessità il nuovo mondo in cui viviamo, che è un mondo appunto fatto di intersezioni sempre nuove, no? Dove i saperi un po' si mischiano. La puntata di oggi è assolutamente, no? Va in questa direzione, perché abbiamo il piacere di avere con noi Jessica Cani. Quindi, per prima cosa, Jessica. Ciao, grazie per avermi invitata e grazie a tutti. No, grazie a te per essere qui. Allora, Jessica è un'esperta di brand, di comunicazione, di marketing, in particolare su un settore che è uno dei settori più importanti, poi tra l'altro, nel nostro paese, che è quindi il settore che ha a che fare con l'enogastronomia, che ha a che fare con l'ospitalità, la promozione del turismo e così via. Quindi è un tema assolutamente anche qui tutto da esplorare. Quindi Jessica, se sei d'accordo, io partirei subito con le domande, perché ho parecchie cose da chiederti. Vai, sono pronta. Allora, noi qui partiamo sempre, Jessica, con quella che chiamiamo la domanda. Che preferisci? Quindi la domanda che ti volevo fare è: tu hai appunto, sei una professionista, insomma, ti occupi di consulenza, però sei anche molto attiva come producer, utilizzi moltissimi canali social proprio per raccontare comunque il territorio. Da questo punto di vista, quindi fai chiaramente cultura, materialmente produci cultura. La domanda che ti volevo fare è: quali sono proprio, diciamo, gli aspetti culturali legati appunto al cibo, al turismo, ma inteso proprio da un punto di vista anche di engagement, cioè nella tua esperienza proprio di producer, in qualche modo, no? Dove vedi che si crea poi una forte connessione? Ok, allora, sì, io ho cominciato parlando esclusivamente di cibo della mia regione. Inizialmente sono sarda, ma non penso ci sia bisogno di dirlo, perché secondo me si capisce l'accento. E ho iniziato a parlare di cibo mentre non vivevo in Sardegna, proprio per cercare di cullare in un certo senso la nostalgia che avevo nei confronti della mia terra. E mi sono resa conto che nella narrazione che facevo all'epoca solo ed esclusivamente su Instagram ritrovavo persone che cercavano quel senso di memoria che provavo a tirare fuori, perché il cibo che raccontavo era legato alla tradizione della mia terra. Nel frattempo poi il lavoro che porto avanti su Instagram si è modificato, come normale che sia, ed è andato a prendere tre elementi fondamentali del cibo, che sono gli ingredienti, le persone e i territori. Perché dal punto di vista culturale, sociologico, sono elementi legati fra loro. Un piatto non esisterebbe se non ci fossero le persone a prepararlo in un determinato territorio, e quello stesso piatto preparato in Sardegna è completamente diverso da un piatto preparato in un'altra regione. E questo me ne sono proprio resa conto col tempo, perché una parte fondamentale della mia crescita col mio lavoro è il poter raccontare un piatto e scoprire attraverso le risposte che ho dalle persone che interagiscono con me che quel piatto esiste in mille modi diversi, ma comunque simili, in tante altre parti, non solo d'Italia, ma addirittura del mondo. Recentemente ho postato un formaggio e mi è stato detto che è una cosa molto simile a quella esiste in Albania, ma esiste anche in Toscana, esiste nel Lazio, esiste nel sud Italia, tra Puglia, Basilicata, adesso non ricordo bene. Ed è in realtà una PAT regionale, quindi è un prodotto agroalimentare tradizionale certificato dalla regione Sardegna, ma che poi troviamo in tanti altri posti, perché il cibo è movimento.
il cibo, i piatti si creano perché i popoli nel tempo si sono mossi, hanno portato ingredienti e hanno reso le ricette quelle che sono oggi. Quindi oggi un piatto che è un'innovazione fra 100 anni potrebbe essere una tradizione. Questo è cultura. Ah, hai toccato subito una serie di temi interessantissimi. In particolare, mentre parlavi, mi veniva in mente il tema dell'identità. Questo è un tema, no, che in questi anni diciamo è stato al centro un po' del dibattito pubblico. C'è un modo di vedere l'identità che è un modo più, diciamo, rigido. In qualche modo l'identità è qualcosa di definita ed è, a un certo punto è quella e quindi è immutabile, cioè l'identità resta quella sempre e comunque. C'è un modo invece di vederlo che è invece sempre appunto dal punto di vista dinamico e in continua evoluzione. Mentre parlavi facevi riferimento appunto al cibo, come viene preparato per esempio il cibo sardo al di fuori della Sardegna. Mi veniva in mente, no, soprattutto tanti anni fa quando c'era appunto un mondo meno interconnesso, come effettivamente spesso capitava di, magari viene in mente la piadina mangiata a Roma piuttosto che la pizza mangiata in Veneto e così via, come, no, una volta questo discorso è molto attuale, cioè dicevi, ah vedi, no, però questo cibo se tu lo assaggi dove viene fatto è tutta un'altra cosa. Poi oggi questo invece è il mondo interconnesso, fa sì che i cibi girino, il sapere giri, le conoscenze girano, ma anche l'identità da questo punto di vista si evolvano, diano forme anche acquistino anche forme di espressione nuove. Da questo punto di vista tu come la vedi? Cioè effettivamente, no, il cibo è strettamente legato anche al contesto territoriale, quindi una prospettiva diciamo un po' più rigida, legata al territorio, oppure appunto un contesto così che... È assolutamente un contesto che si evolve, nel senso che è importante conoscere le radici per avere coscienza di da dove veniamo, questo sì, però con un'apertura mentale tale che ci permetta sempre di scoprire come si evolve a seconda del tempo, dei luoghi, delle persone, un determinato ingrediente. Proprio questa è la bellezza del cibo ed è questo che in realtà a me ha fatto appassionare a questo argomento, scoprire che ciò che mangio qui lo posso mangiare simile da un'altra parte ma con un altro nome, con un ingrediente che cambia di poco. Conoscere le persone attraverso il cibo è la ricchezza per me più grande che posso avere, nel senso che la preparazione stessa del cibo è un rito ed è qualcosa che appartiene a un determinato popolo, ad una determinata cultura, e una volta che tu sei dentro quel determinato meccanismo, entri dentro l'identità di un luogo e conosci quel luogo attraverso il gusto. Ok, quindi allora Jessica, andiamo avanti, iniziamo a entrare un po' più dentro la tematica e nel nostro podcast la seconda domanda è la domanda, quella che chiamiamo la domanda è la domanda. E la prima alternativa che ti do è: preferiresti parlassimo più, diciamo, del cibo o più degli aspetti legati alla comunicazione, in particolare ai social del tuo lavoro? Parliamo di comunicazione, abbiamo parlato tanto di cibo, dai, spostiamoci un attimo. Ok, allora, e parlando di comunicazione, preferiresti un taglio più personale oppure preferiresti un taglio più professionale della chiacchierata? Più professionale. Ok, più professionale. Allora, la domanda che ti volevo fare è: i social appunto hanno anche una prassi di comunicazione che è abbastanza codificata, se vedi i contenuti che si fanno sui social in questi anni, in qualche modo, no, chiaramente anche le piattaforme stesse tendono a spingerti ad adottare determinati format, a promuoverli a seconda di quello che vedono l'engagement maggiore, quindi no, ci sono i periodi in cui magari vanno di più i caroselli, i post, quelli con tante immagini, sono i momenti in cui si promuovono più le storie, quindi l'istantaneità, piuttosto che i reel, i video e così via. E tutto è in funzione fondamentalmente dell'engagement e delle famose metriche, che anche lì in ondate sparse negli anni sono comparse, sparite, ricambiate, insomma c'è tutto
così, una prassi, no, nella comunicazione dei social. Ecco, visto che tu ti occupi, sei insomma esperta in questo, in produzione di contenuti, la domanda che ti volevo fare è, secondo te ci sono dei miti che sono da, in questo senso, da smontare, delle regole che in qualche modo anche i social vengono, promuovono nel come vorrebbero che tu adottassi e abitassi questi spazi, e che nella tua esperienza o per le tue conoscenze in realtà sono un po' dei falsi miti, quindi no, si possono anche o derogare o comunque qualcosa che hai scoperto che magari in maniera così insospettabile poi hai scoperto funzionasse molto, anche se magari non era esattamente, diciamo, mainstream. Allora, sicuramente un falso mito, più che altro che riscontro tanto nelle aziende, comunque io seguo la comunicazione di diverse aziende e c'è spesso la tendenza come prima cosa a voler crescere il numero di follower. Avere un alto numero di follower non significa avere una buona reputazione, non significa star lavorando bene sui social, sono semplicemente numeri, perché i follower non sono niente. Se invece andiamo a parlare di persone, quindi già cambiamo il termine che utilizziamo da follower a persone, cambia tutto. E quello che bisognerebbe cercare di smontare è la rincorsa al numero, andando invece a lavorare sulla costanza, che è un elemento fondamentale, senza costanza non si va da nessuna parte, e sulla costruzione di una reputazione attraverso l'autenticità. Quindi sembra una cosa tanto difficile, ma in realtà più una persona è se stessa all'interno della piattaforma e più riesce a fidelizzare le persone che sono interessate a quello che ha da dire. Chiaro che non andremo a colpire tutti, ma come nella vita reale, i social sono vita reale, non possiamo separarli, quindi come nella vita reale non possiamo piacere a tutti, così online, lavorare cercando di essere quanto più possibile se stessi porta grandissimo beneficio, però con costanza. Sai, mi viene da domandarti, sicuramente quello che dici no, è importantissimo. Uno dei vantaggi però della metrica forse è che il KPI, no, pensiamo anche in azienda, la gestione insomma tramite i numeri, è che anche immediatamente comprensibile, cioè una semplificazione, a volte una banalizzazione sicuramente, è anche immediatamente però comprensibile da chi lo utilizza o da chi in qualche modo deve far sì che quel numero poi alla fine cresca. Quindi la domanda che ti volevo fare da un punto di vista proprio culturale, ad esempio quando lavori in azienda, quello di cui parli è sicuramente un processo che richiede una maggiore anche consapevolezza e coinvolgimento poi, no, delle aziende, effettivamente da un punto di vista culturale, quindi come intervieni, quali sono gli angoli che vedi magari ci sono, offrono maggiori resistenze da parte delle aziende nell'adottare questo approccio, piuttosto che, no, quali sono i benefici anche magari inattesi che improvvisamente poi, no, scoprono nel momento in cui si mettono in gioco. I numeri che ci sono, cioè che i social ci forniscono, non sono dedicati soltanto al numero di follower, al numero di like, ci sono tanti altri numeri. Quindi vedere nell'insieme l'interazione, quindi l'interesse delle persone che stanno seguendo il nostro profilo o che interagiscono con un nostro contenuto, oltretutto non nel singolo, ma nel tempo. Quindi metto un determinato post, quel post ha 500 like, sembra bello, sembra che sia andato bene, ma perché? Magari la foto è bellissima, è fatta da un super professionista, è stata messa nell'orario giusto ed è andato bene, ma abbiamo convertito? Abbiamo venduto qualcosa con quei 500 like? Probabilmente no, o magari sì. Mettiamo invece 200 like e 50 commenti di persone che interagiscono con noi e che parlano, conversano, rispondono a quello che abbiamo scritto sotto il post e ci fanno vedere la loro presenza. Quello è un numero da tenere in considerazione. Lì le persone stanno interagendo con te, vogliono parlare esattamente con te, si sono sentite toccate da ciò che hai scritto. Quindi quello è un numero importante. Ovviamente sono una serie di numeri. Quando io dico non guardiamo il numero dei follower, non significa che il numero dei follower è il diavolo, significa che il numero dei follower da solo non ha senso e va inserito all'interno di un contesto in cui a monte è stata fatta una strategia e andiamo a vedere che cosa in questa strategia per noi era importante. Il numero dei follower è importante, ma in un contesto ampio, non da solo. Ok, qui abbiamo parlato quindi all'inizio di cibo, poi siamo passati alla comunicazione. Jessica, ora con la domanda dal pubblico, però torniamo sul cibo.
Tra le domande che sono arrivate ne ho scelta una che riprende un tema, neanche a farlo apposta, che abbiamo affrontato qualche puntata fa con Chiara Simonig, e quindi mi piaceva tornarci sopra. Tra l'altro non so se sono anonime le risposte, però magari non so se qualcuno ti conosce e quindi te l'ha fatta anche con cognizione di causa. La domanda che ti hanno fatto e che quindi ti giro è: riesci a rilassarti, c'era proprio scritto nella domanda, quando vai a mangiare nei ristoranti, essendo tu comunque in qualche modo comunque una professionista, una del settore, ovvero, e questo è un po' un tema che mi interessa sempre molto approfondire, quanto la conoscenza in certa misura ci dà delle informazioni in più, ci dà la possibilità di vedere delle dimensioni in più, no, nelle esperienze che facciamo, quanto però dall'altra parte forse ci toglie qualcosa, non lo so. Quindi ti giro questa domanda con questa, diciamo, ulteriore postilla. È iniziato che per me era quasi un gioco, tra virgolette, andare a cena fuori e cercare di concentrarmi nell'interpretare il piatto, la sala, tutto ciò che avevo attorno. E non mi pesava a livello privato, perché sì, era il mio lavoro, però in realtà il mio lavoro è la mia passione. Quindi comunque sto facendo tuttora un qualcosa che ho fortemente voluto. Devo dirti che nell'ultimo anno abbondante la cosa è iniziata a trasformarsi, nel senso che sempre di più diventa difficile riuscire a godersi anche soltanto una cena con amici senza star pensando al lavoro. Che significa che, per esempio, vado a cena in un posto, però voglio andare in un posto che meriti particolarmente, così comunque ne posso poi parlare, posso raccontare quel posto, posso approfondire la conoscenza con chi c'è dietro, perché c'è un reale interesse dietro, ma perché ormai è diventato un meccanismo, una prassi, e mi sembra quasi strano non approfittare di questa cosa. Rilassarmi sì, non è che mi agito durante una cena, mi rilasso, però la parte professionale entra inevitabilmente in gioco. Non è mai qualcosa in cui penso solo ed esclusivamente a mangiare. Non succede più da tempo. Sai, io non sono ovviamente un professionista del settore, però per esempio io una delle cose, la cosa che più noto quando vado in un ristorante è il cestino del pane. Quella è la prima cosa, no, che di solito mi dà l'impressione un po' di come andrà la serata. Tu qual è, appunto, invece da professionista, la cosa alla quale fai più attenzione quando vai appunto in un ristorante? Il modo in cui vengo accolta, quindi proprio la prima cosa, tipo ti dico, ieri sono stata in un posto in cui non ero mai andata e la prima cosa che ho notato è stata la gentilezza del cameriere nel farmi scegliere il tavolo, che aveva proprio una nota in più rispetto agli altri posti e mi ha fatto dire ok, tornerò in questo posto solo per il servizio. Poi vabbè, ho mangiato anche bene, però il servizio era particolarmente attento. Quindi, a parte il cibo, che non dico che il cibo debba essere sempre buono, però se pago mi aspetto che lo sia, ma ho un occhio di riguardo per il servizio, ci faccio particolarmente attenzione. Che non deve essere formale perché mi mette l'ansia, ma deve essere attento, gentile, presente. Questo ci riporta un po' agli aspetti personali a cui facevi, no, riferimento all'inizio, cioè di quanto poi, no, le persone poi contano. A volte c'è l'impressione, no, che tendiamo a dar più peso agli aspetti tecnici, no? Quindi è importante il saper fare, nel senso la conoscenza, no, che c'è dietro, vale un po' per tutte le professioni, no? Quindi da questo punto di vista la tua impressione com'è nel tuo settore o già anche nelle aziende in cui vai? Cioè effettivamente questa importanza che ha la componente umana a cui pure tu facevi riferimento, ti sembra sia appunto effettivamente tenuta in considerazione, oppure magari ci si focalizza più appunto sulla metrica sui social piuttosto che sulla qualità del piatto che viene preparato e così via?
Allora, ti parlo innanzitutto di quello che è il mio lavoro, quindi delle persone con cui mi rapporto per il mio lavoro. Io ho una tipologia di narrazione che è molto basata sull'empatia, quindi il racconto dei luoghi non è mai oggettivo, ma è tanto soggettivo. È quello che io vivo quando vengo a contatto con queste persone. Grazie a questo tipo di narrazione, negli ultimi 2 anni, il motivo per cui io vengo scelta per poter collaborare con una determinata azienda è proprio questo. E a me viene detto: io voglio essere raccontato da te. Questo per me è la cosa più bella a cui potessi arrivare. C'è un grado di empatia fortissimo. Mi è capitato recentemente di intervistare una cantina, e era una cantina gestita a livello familiare, in cui una delle persone portanti del progetto era il nonno di 92 anni. Ciò che mi ha raccontato questo nonno di 92 anni a me ha fatto commuovere, e quando sono uscita da lì, sapere che i nipoti, che nel frattempo sono diventati degli amici, tanto siamo entrati in empatia, mi dicessero: ci aspettavamo di trovare una professionista, ma non addirittura un'amica. Ok, ho fatto, finita la giornata, io sono a posto. Quindi sì, dal punto di vista lavorativo c'è tantissimo l'empatia, è fondamentale proprio questo aspetto relazionale. Poi nella vita di tutti i giorni, non lo so, sarà che io sono una che ricerca tanto questo, io lo vedo comunque, anzi mi stupisco quando magari dall'altra parte trovo una persona fredda, molto formale, come ti dicevo prima di iniziare la nostra conversazione, che tu mi hai detto: ti do del tuo, io ti ho detto: beh, ci mancherebbe, io lo do anche alle persone di 80 anni, non è maleducazione, è proprio abbattere le barriere, cercare di instaurare subito un rapporto piacevole con la persona dall'altra parte. Tra l'altro questa cosa che dicevi, no, del voglio essere visto con i tuoi occhi, in qualche modo, come dicevano l'azienda a cui facevi riferimento, è anche questa una prospettiva molto interessante. Cioè effettivamente, no, nel momento in cui scegliamo un professionista, a maggior ragione se poi ci deve raccontare producendo dei contenuti, no, stiamo in qualche modo scegliendo, no, uno sguardo su di noi. Anche per esempio quando scegliamo un professionista che non fa un'attività di comunicazione verso esterno, ma fa un'attività di consulenza magari per dei processi interni, stiamo scegliendo comunque un altro punto di vista su quello che facciamo, e quindi è anche molto arricchente, no, la possibilità, come dicevi tu ora, no, di scegliere tra tanti punti di vista diversi. Cioè uno dei motivi per cui magari appunto si sceglie un professionista è anche, no, quello di dire: ok, a prescindere, no, da ovviamente la competenza tecnica ci deve stare, sto scegliendo una persona che mi dà la possibilità di vedermi da una prospettiva diversa. E beh, Jessica, andando avanti nella nostra chiacchierata, stiamo spaziando moltissimo, questa è una cosa che mi piace molto. C'è ora la domanda, quella che chiamiamo il filo del rasoio. Qualche giorno fa il ministro ha dichiarato, no, che i poveri spesso mangiano meglio, no, perché hanno la possibilità di andare direttamente dal contadino a prendere il prodotto. Questa è una cosa che mi ha colpito e mi ha interessato molto, intanto perché torniamo un po' sul discorso delle prospettive, no, a parte gli stereotipi e tutto, ma insomma in qualche modo l'idea, no, del mondo, dal privilegio, no, dal quale guardiamo il mondo, a volte un po' ce lo perdiamo di vista, ma soprattutto questa retorica del fatto che si spende meno, si mangia meglio. Visto che tu appunto ti occupi di food, ti volevo domandare effettivamente quanto è legato, diciamo, l'aspetto della qualità del prodotto all'aspetto economico. Partendo dal presupposto che il lavoro del produttore debba essere sempre retribuito, e più c'è una ricerca dietro, una ricerca per creare un prodotto che sia di qualità e che sia anche rispettoso del luogo in cui viene coltivato, prodotto, è normale che comunque i prezzi siano alti, anche se ultimamente i prezzi stanno raggiungendo per me un livello spropositato. La dichiarazione del ministro è completamente, cioè,
davvero sembra che non ci sia cognizione del luogo in cui stiamo vivendo. Io vengo come zona da quella che nel 2009 è stata la provincia più povera d'Italia. C'era una provincia che si chiamava ai tempi Carbonia Iglesias ed era la provincia più povera d'Italia. E io ho sempre vissuto a contatto con persone che coltivano la terra e che allevano animali, quindi ho la fortuna immensa, per esempio, di avere zia che mi dà le uova, oppure un amico di papà dove si va a prendere la verdura che ha un prezzo normalissimo di un produttore perché ci vai in maniera diretta. Io ho questa fortuna perché vivo in questo contesto, comunque di zona non particolarmente ricca. A Milano, immagino che la situazione, io ci ho vissuto a Milano, comprare verdura, io i fichi d'India, per esempio, li posso prendere serenamente dal bordo della strada senza problemi. A Milano ci ho provato a comprare i fichi d'India, cioè mi sembrava veramente un furto, andavo in gioielleria a prendermi un anello, avrei speso uguale. Dipende dal contesto, dipende dalla tipologia di vita che si fa, ma mangiare bene costa. Tra l'altro, ti riferivo a proposito della Sardegna, dice appunto, hai vissuto a Milano, sei appunto tornata poi in Sardegna, e la domanda che ti volevo fare, che è la domanda poi quella che chiama appunto la birra di troppo, quindi... Da questo punto di vista, tu hai appunto, sei sarda, sei nata in Sardegna, una provincia tra l'altro appunto dicevi particolare, hai viaggiato, sei andata appunto, ti sei spostata, poi no, anche nella chiacchierata prima hai tirato fuori in qualche modo questa dimensione personale, il legame con la terra, no? E allora la domanda che ti volevo fare è proprio così, guardando un attimo indietro la tua esperienza, ma che è un'esperienza in realtà che è comune poi a moltissimi ragazzi della Sardegna, non solo, insomma, come vedi da questo punto di vista appunto questa forma comunque di migrazione? Cioè noi parliamo spesso di immigrazione in questo paese, parliamo invece molto poco dell'emigrazione che può essere interna ma anche verso l'estero ovviamente. Come tiri un po' le somme, insomma, di questa tua storia? Allora, a me piace dire sempre che sono tornata per smettere di dire che qui non c'è niente. In Sardegna per tanto tempo si è lasciata la terra perché non c'erano opportunità lavorative e quando ero più piccola, lo dico ormai serenamente, io odiavo questo territorio. Quando facevo le superiori e l'università triennale, io mi ripetevo sempre: da qua me ne andrò perché qui non c'è prospettiva per me. Appena ho finito la triennale sono partita e poi sono rimasta fuori per continuare a studiare, per lavorare per 5 anni, e ho girato parecchio, e più giravo e più mi rendevo conto che i posti che visitavo erano splendidi ma avevano dei difetti tanto quanto la Sardegna, diversi ma tutti avevano dei difetti. E allora a quel punto mi sono chiesta: ma tu cosa vuoi? Nel senso, posto che tutto il mondo ha pregi e difetti, tu che cosa stai cercando? E lì è proprio una questione di prendere consapevolezza e di capire che cosa si vuol fare della propria vita, perché in qualsiasi luogo troveremo ostacoli e situazioni spiacevoli, però questo non significa che non possiamo stare da nessuna parte. Quindi ho sentito un richiamo nel senso di avere necessità di utilizzare le competenze che avevo appreso fuori per impiegarle nella mia terra, perché io continuavo a dire: qui non c'è niente, ok, anche da altre parti non c'erano altre cose che magari avrei voluto, ok, torniamo a casa, proviamo a fare io quello che manca. Che cosa manca? Mi sto sempre lamentando, faccio io. E quindi ho provato a farlo, in realtà è andata piuttosto bene, nel senso che comunque non è stata una cosa con schiocco di dita, sono tornata nel 2017, non ho avviato subito l'attività che volevo, ma è stato un percorso di crescita e ora sono molto soddisfatta. Beh, hai toccato poi, tra l'altro, sono due parole che a me
piacciono moltissimo, che è contesto e consapevolezza. E mi veniva in mente, no, quando parliamo appunto di contesto, come dicevi tu, i contesti sono fatti, no, di vincoli, ogni contesto ha i suoi vincoli, e questi vincoli noi spesso li vediamo, no, come le cose negative, a volte in realtà hanno anche il rovescio della medaglia, sono delle opportunità, e lì, no, arriva poi il tema della consapevolezza, effettivamente avere poi, no, consapevolezza di se stessi, del contesto in cui si sta, di quali sono i punti di forza e i punti deboli, poi fa sì che qualsiasi cosa facciamo, però sapendo, no, in che direzione vogliamo andare, ci dà la possibilità poi di non solo farla meglio, ma anche semplicemente di essere più felici. Credo questo poi sia un tema che hai toccato molto, molto importante, perché poi spesso, soprattutto studiando, ripenso anche ai tempi quando ho studiato io, no, si cerca un po' di adattarsi a quello che pensiamo, no, sia lo standard sociale, quindi cercare magari delle materie che ci diano più facilmente sbocchi lavorativi, fare dei percorsi semplicemente perché pensiamo ci daranno un curriculum migliore da poter poi spendere sul mercato del lavoro, che sono tutte cose ovviamente importantissime, però se a monte poi uno non c'ha un percorso di consapevolezza, è difficile, no, trovare il proprio ambiente, quindi questo è un altro aspetto che mi è piaciuto moltissimo. Sì, il termine consapevolezza a me piace tanto, perché io sono tendenzialmente una perfezionista, e il termine consapevolezza ti aiuta a capire che la perfezione non esiste e che tu puoi stare nella situazione in cui ti trovi se sei consapevole che quella situazione va bene per te. Ovviamente deve andare bene per te, però la consapevolezza ti aiuta a comprendere tutto ciò che hai attorno e a capire se è giusto o meno per te. Jessica, il tempo, come immaginavo, è volato. Stiamo arrivando un po' alle battute finali della nostra chiacchierata, e il momento, diciamo, poi finale del podcast, che è uno dei momenti proprio che lo caratterizza fin dalla prima stagione, in qualche modo è cercare di creare delle connessioni tra gli ospiti delle varie puntate, no? Quindi noi ci muoviamo appunto nel tema della complessità, no? Nel tema delle interconnessioni, e quindi ancora di più, no? L'idea di farvi in qualche modo interagire a distanza ci piaceva, ed è il momento che noi chiamiamo il momento il Secret Santa. Allora, il primo ospite che ti propongo, Jessica, è appunto Chiara Simonig. Chiara Simonig è docente e critica cinematografica, quindi abbiamo parlato di cinema, di linguaggi audiovisivi, no? Di come gli aspetti anche lì culturali che vengono veicolati poi dai film. Il secondo ospite che ti propongo è Alberto Pugliafito. Alberto è giornalista, si occupa in particolare di slow journalism, quindi abbiamo parlato anche lì di giornalismo, informazione, ma soprattutto di quanto incide la velocità col quale facciamo le cose sul risultato che otteniamo. Terzo ospite che ti propongo, infine, è padre Benanti. Paolo Benanti è un esperto di tecnologia, in particolare intelligenza artificiale, ma in generale tutti gli aspetti etici legati alla tecnologia, quindi abbiamo parlato un po' di questa intersezione con lui durante la chiacchierata. E Jessica, di questi tre ospiti, qual è quello che ti incuriosisce di più? Scelgo Alberto perché sono una grande fan di Slow News. Bellissimo progetto, quindi sono contento che tiriamo in ballo Alberto. La domanda che ha lasciato Alberto, e che quindi ora ti giro, riprendo un po', tra l'altro, vedi, quindi c'è in qualche modo una circolarità nella nostra chiacchierata, riprendo un po' un aspetto anche che abbiamo affrontato prima, e la domanda che ti ha lasciato Alberto è: come si evita la dipendenza dai meccanismi delle piattaforme social? Prima abbiamo parlato appunto delle famose metriche, di quanto è importante andare oltre, quindi effettivamente, no, concretamente, praticamente, tu in che modo tu stessa, o consigli magari alle aziende che segui, no, quali sono gli esercizi proprio per cercare, no, di non farsi vincolare troppo da questi meccanismi? Allora, capita a pennello, perché sto leggendo un libro su questo, che è del professor Carl Newport,
Il libro che sto leggendo in realtà è Deep Work, che serve per aiutarsi a concentrarsi meglio, ma ha scritto un altro grande libro che ho letto tempo fa, che si chiama Minimalismo Digitale. Quindi innanzitutto, se avete dipendenza dal digitale, vi consiglio Minimalismo Digitale di Cal Newport, è eccellente. Quello che io provo a fare per lato proprio come non stare sempre al telefono, dal momento che per me è lavoro ed è veramente faticoso, io utilizzo proprio delle app per cercare di non entrare all'interno dei social soprattutto, ma per non utilizzare il telefono, proprio me le bloccano. E poi in generale vivere la vita vera, quindi crearsi dei momenti di vuoto e crearsi dei momenti di benessere personale, che possono essere sport, amici, circondarsi di persone che ci allontanino da quello che è l'online, che non è il male assolutamente, ma non c'è solo quello. Mi veniva in mente mentre parlavi, no? Prima hai fatto riferimento alla dimensione dell'autenticità, quando ora dicevi vivere la vita vera mi è venuto in mente come no, spesso poi magari si fanno esperienze e ci cercano di viversi delle esperienze in funzione di come le possiamo raccontare sui social. L'altro giorno sto lavorando su un progetto per cui insomma stavo cercando le location e ho scoperto che ci sono online tonnellate di liste di posti dove fare foto per Instagram in giro per il mondo, e cioè nel senso, l'obiettivo non è l'esperienza, il viaggio, è proprio andare lì per farsi la foto, una cosa che si vede spesso ai concerti, cioè no, la photo opportunity per i social. Mi viene in mente anche no, riferimento che facevi prima un po' alle aziende, cioè spesso poi si cerca l'angolo migliore dal quale raccontarsi, o si fa una cosa soltanto per poterla raccontare, e che non è la stessa cosa invece di farla per l'importanza e il gusto di farla e poi raccontarla, no? Sono due cose molto diverse, no? Essere autentici ripaga non solo, come dicevo prima, non ripaga soltanto l'online, perché comunque ci avvicina alle persone che si fidano di noi, ma ripaga anche noi stessi. È il nostro poterci guardare allo specchio al mattino o alla sera e dire ok, anche oggi è stata una giornata in cui ho lavorato per me, non per gli altri. Bene, a questo punto Jessica, però è il tuo turno, puoi lasciare una domanda per gli ospiti delle prossime puntate, quindi hai totalmente carta bianca, puoi andare nella direzione che preferisci. Quale domanda vorresti lasciare a chi verrà, insomma, dopo di te, ospiti di questo podcast? Ok, qual è la volta in cui un piatto o un ingrediente ti ha colpito così tanto da farti ribaltare la visione su un qualcosa che credevi di te stesso? Complicato. Domandona, proprio esistenza. Puoi essere nei panni di chi la pescherà, che è una bellissima domanda, effettivamente. Poi no, la prima cosa che fa uno quando sente la domanda è prova a rispondere in testa, quindi stavo già pensando, vedi, porca, tipo veramente l'effetto, no, un po' Soul Kitchen, cioè effettivamente, no, quanto, esatto. O anzi la Tatooine, effettivamente è una bellissima domanda, e c'è la possibilità anche qui di muoversi un po' su intersezioni anche del valore della memoria, del valore emotivo che spesso c'è nei piatti, riprendendo un po' quello che dicevi, no, delle storie e delle persone che ci sono dietro ai piatti. Quindi ti ringrazio per la domanda, Jessica, sono curioso di vedere il primo ospite che la pescherà dal Secret Santa. E niente, a questo punto siamo arrivati però in conclusione della nostra chiacchierata, quindi intanto Jessica, grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a te Gio, è stato un vero piacere. E io come al solito vi auguro una buona domenica a voi che ci avete ascoltato anche questa domenica, e vi do appuntamento tra 2 settimane per un'altra puntata di Mondo Complesso. Ciao a tutti. Di nuovo, buona domenica, ciao a tutti. Avete ascoltato Mondo Complesso, il podcast che ogni 2 settimane racconta il nuovo mondo che abitiamo. Mondo Complesso è anche una newsletter. Trovate maggiori informazioni per riceverla insieme a tutte le puntate sul sito Zuon e sul sito mondocomplesso.it. Si ringrazia Gabriele Crociata per la consulenza.